Manifestazione di protesta dell'UGL Polizia di Stato stamani dinanzi alla questura di Caltanissetta. Presenti un massiccio numero di aderenti al sindacato e non solo. Attenzioni puntate sulle legittime prerogative del sindacato. L'iniziativa è stata intrapresa anche a difesa del segretario vicario di Caltanissetta, Fabio Fazzi, destinatario di una contestazione disciplinare che l'UGL definisce. Ma le priorità del sindacato sono sempre le stesse, la tutela dei lavoratori che rappresentiamo e che ci hanno dato il mandato di rappresentanza. Per fare questo logicamente rivendichiamo con forza che ci sia una forma di sindacato libera e scevra da qualsiasi condizionamento, anche gerarchico istituzionale, perché non si può rappresentare le legittime aspettative, gli interessi di una categoria di lavoratori che oggi sono fin troppo bistrattati, hanno una sovraesposizione su quella che è l'attività professionale rispetto all'intero mondo del lavoro, senza riconoscere al sindacato la libertà di esprimere, ripeto, liberamente quello che è il pensiero dei lavoratori. Mobilitata anche la segreteria regionale dell'UGL. Sì, confermo, l'intera segreteria regionale è venuta qui a Caltanissetta, sia come segretario, il vicario, tutti i segretari regionali, persino i consiglieri, perché stiamo parlando di diritti inviolabili, inalienabili e di una situazione che sicuramente non può passare inosservata. Qual è la situazione a livello siciliano? A livello siciliano, diciamo, una situazione in fermento, sicuramente come non su ogni luogo di lavoro ci sono aspetti positivi, aspetti negativi, una cosa è certa, come UGL noi non facciamo un sindacato pulito e non tolleriamo minimamente la violazione dei diritti dei lavoratori, specialmente quando si tratta di diritti inalienabili come il diritto alla libertà sindacale e il diritto di espressione, perché è ovvio che viene prima il lavoro, prima la tutela nei confronti dei cittadini, ma viene anche la libertà sindacale. Quando questa non turba minimamente il nostro lavoro istituzionale, noi siamo poliziotti, tuteliamo l'ordine e la sicurezza pubblica, ma tuteliamo anche i diritti dei lavoratori, perché soltanto se noi stiamo bene possiamo produrre meglio. Questa iniziativa aderisce anche alla Confsal UNSA. Sì, noi come sindacato dell'amministrazione civile dell'interno siamo solidali a questa manifestazione per affermare i diritti sindacali.